Buongiorno, benvenuti. Entrate nella nostra mensa della solidarietà, della fraternità, Don Giovanni Mele. Prego. Questa è la nostra nuova mensa inaugurata da Papa Francesco il 25 settembre. È una gioia e un'emozione essere qui a servizio dei nostri ospiti. È una gioia ed è anche un privilegio, perché non è da tutti essere qui, essere a servizio, vedere i volti sorridenti di chi viene a consumare un pasto, di chi viene accolto, comunque senza domande, tutti i giorni all'ora di pranzo. Oggi è festa per tutti, per cui verranno in tanti, verranno forse più di quanti vengono ogni giorno. Ogni giorno noi, tra i pasti che serviamo a tavola e i pasti che invece vengono consumati a casa, siamo intorno ai 100-120. Oggi saranno senz'altro di più, perché a questi numeri normali si aggiungeranno coloro che sono venuti con le bancarelle. Serviremo pasta al forno, molto ben condita, agnello al forno col contorno di insalata verde, dolci e frutta. La porta di questa mensa è sempre aperta, noi non facciamo domande, chiunque venga è accolto. Forse qualcuno non avrebbe proprio bisogno di venire a pranzare qua, ma ci sono tante forme di povertà. C'è la povertà della solitudine e noi conosciamo alcuni che da anni accogliamo in questa mensa e vengono per stare con gli altri, per un minimo di amicizia, di solidarietà. E qualche volta in questa mensa, negli anni passati, sono anche sbocciati degli amori. Papa Francesco è venuto qui nella mensa 5 minuti dopo che aveva terminato la celebrazione al campo sportivo, ed è venuto qua e non ce l'aspettavamo, perché non era in programma. È venuto qua e ha fatto questo gesto meraviglioso di benedire questa mensa, che ha cominciato a funzionare dopo che lui l'ha benedetta. Questa mensa è stata istituita con spirito profetico da Don Giovanni Mele, un sacerdote che era parroco della chiesa di Piccianello, Santissima Annunziata. Ha iniziato nel 2000, piano piano, forse in tempi in cui ancora non c'era tanto bisogno. Lui è deceduto nel 2004 e la mensa era già nata, inaugurata, e andava avanti. Poi è deceduto e mi sono sentita in dovere di continuare. Un'immensa felicità vedere che gli ospiti vengono trattati come tutti gli altri. È bellissimo, perché loro sanno dove andare, dove venire, dove muoversi. Sono meravigliosi. È una grande festa per i materani. Noi prepariamo sempre pasti buoni, però oggi è una giornata particolare, quindi abbiamo preparato dei pasti a cui sono abituati i materani, quindi pasta al forno ricca, agnello, contorni, dolce, per cui già sono venute delle persone a prendere l'asporto, quindi saranno felici di aprire queste vaschette con questo pasto. Però ripeto, noi tutti i giorni qui diamo dei pasti buoni, un primo, un secondo, la frutta, quindi cerchiamo di dare il massimo, perché queste persone, come dice il nostro
vescovo, devono avere di più di quanto noi possiamo dare, devono avere il massimo, devono essere al centro dell'attenzione, quindi noi cerchiamo di sforzarci in questo. L'impegno è dei volontari, che io ringrazio, perché qui vengono tanti volontari e dedicano il loro tempo a preparare, a dare il loro contributo, perché qui questa mensa adesso è più grande, quindi è necessario che si pulisca, è necessario che si cucini. Io oggi voglio fare un appello al popolo materano. Noi siamo senza cuoco, quindi l'appello che faccio è che se c'è qualche persona di buona volontà che voglia venirci a dare un aiuto, viene accolto a braccia aperte. Sono volontario della mensa perché mi piace essere a disposizione degli altri. Non ho un compito ben preciso, ma quel che necessita sono a disposizione. Dio vi benedica, sia la vostra festa. Un ultimo saluto e gli auguri a tutte le persone che si chiamano Bruna e un augurio a tutti i volontari che oggi hanno lavorato in mezza, però più tardi andranno a vedere la processione, faranno tutte le cose che fanno i materani. Grazie mille, mi sento a casa quando sto qua.